tutti e benvenuti nella camera di M e riprendiamo questo ciclo di recensioni, di curiosità verso i grandi film degli anni 80 che potete vedere con la vostra famiglia in questo periodo di isolamento forzato, come ben sappiamo. E oggi siamo giunti al 1985 e per questa data ho scelto un film che, a differenza degli altri, non è tanto conosciuto, perché se vogliamo paragonarlo a Indiana Jones, Ghostbusters e T, film che ho scelto negli altri video, non hanno paragone a confronto a questo piccolo gioiellino degli anni 80. Vabbè, è un film che non è stato scritto e diretto dal sottoscritto, è stato prodotto sempre da lui, da Steven Spielberg, che in quegli anni produceva qualsiasi cosa. Scritto da Chris Columbus, regista famoso per Mamma ho perso l'aereo e i primi due Harry Potter. E il regista è un certo Barry Levinson, il regista di Rain Man, che ha vinto anche l'Oscar per quel film. Quindi non è da buttare via. Il film in questione è La piramide della paura, film, come ho detto, del 1985, che immagina un incontro impossibile, perché non è mai accaduto nei romanzi, tra Sherlock Holmes e Watson all'età di 16 anni. Ma questo film vuole ripercorrere una storia fantastica tra i due protagonisti all'età adolescenziale. Il film, come ho detto, è un piccolo gioiello. Per questo video, a differenza degli altri, non ci sarà uno sviluppo, una trama e un mio commento personale, ma voglio parlare un pochino del film, perché sinceramente non ho trovato tante notizie da poter raccontarvi. Quindi ho voluto dividere questo video in tre punti, che sono secondo me i punti cardine e fondamentali di questa avventura. Il primo punto, che possiamo dire che è un pochino il punto fondamentale di molti film degli anni 80, è l'avventura in sé per sé, perché ci sono questi tre protagonisti, perché oltre a Sherlock Holmes, Watson, c'è una terza, una fanciulla, Elizabeth, che è un'amata di Sherlock Holmes. Questi tre bambini devono affrontare delle prove pericolose e quasi impossibili per la loro età. Questo era uno standard molto comune per tutti i film degli anni 80 e soprattutto per i film girati da Steven Spielberg. Basta pensare anche ai Goonies, che poi ne parleremo nei video successivi, o se no nello stesso E.T., dove il protagonista è un bambino che deve salvare un extraterrestre dalla cattiveria e l'egoismo degli adulti. Il trend dei bambini che devono affrontare prove impossibili, il biglietto da visita di tanti film degli anni 80. Altra cosa di questi film, di questi generi di film per famiglie, è a volte l'ingenuità, l'imbarazzante di alcuni eventi della trama. Mi spiego meglio: nel film ci sono elementi che, visti oggi, fanno solamente sorridere, ma che erano un'altra caratteristica predominante dei film degli anni 80. Basti pensare alla macchina volante di uno dei professori, o se no la sfida tra Sherlock Holmes e Dudley, il suo rivale. Dudley organizza una sfida deduttiva per far trovare a Sherlock Holmes un oggetto nella prima fase del film, e Dudley nasconde questo oggetto in un vaso creato da lui, e questo è l'unico indizio per Sherlock Holmes di capire che l'oggetto è dentro quel vaso, perché è stato costruito dal suo acerrimo nemico. La sfida poteva essere persa da Sherlock Holmes semplicemente con Dudley, che non costruiva il vaso e lo nascondeva l'oggetto in un altro vaso o da un'altra parte. Poi, per esempio, il cattivo di turno, questo cattivo, questo assassino che uccide, che avvelena le sue vittime accompagnato da un tintinnio di campanelli. Se ci pensiamo, è abbastanza ingenua come cosa, perché un cattivo non va in giro con i campanellini per farsi riconoscere. Ma erano tutti elementi che negli anni 80 andavano bene. Ora, perché forse siamo abituati a troppo realismo, anche i bambini sono a volte da questi film forse super realistici, anche se sono fantastici. La sana ingenuità degli anni 80 andrebbe un po' riscoperta. Altro punto fondamentale di questa lista sono gli effetti speciali, che qui sono pazzeschi. Perché dico questo? Perché durante il film ci sono vari tipi di effetti speciali, c'è la stop motion, la computer grafica e altre forme di tecniche per realizzare effetti speciali, e sono fatti veramente bene, sono invecchiati molto bene, come ho già detto nei video precedenti, che i film
degli anni 80 hanno questo pregio che invecchiano molto bene, non mi voglio ripetere. E in questo film c'è un primato, perché in questo film è presente il primo personaggio interamente realizzato in computer grafica. E si tratta del Cavaliere di Vetro. Ecco, quel personaggio è interamente realizzato con la computer grafica ed è fatto veramente abbastanza bene per essere il primo personaggio realizzato in computer grafica. E sapete chi l'ha realizzato? Quel Cavaliere, quel piccolo effetto speciale, è stato realizzato da un laboratorio di effetti speciali di George Lucas. Da un piccolo laboratorio di effetti speciali che era appena nato di George Lucas. Che poi anni dopo, George Lucas, a causa del divorzio e dei tantissimi soldi che doveva alla sua futura ex moglie, dovette vendere a un certo Steve Jobs. Per quel piccolo laboratorio di effetti speciali si chiamava Pixar. E la Pixar è nata lì per la realizzazione di un cavaliere che compare per qualche minuto nel film. Terzo punto, e poi mi concludo, è la paura. Perché dopo tutto il film non è un film solamente per famiglie, per bambini, un'avventura fantastica di tre bambini in un college inglese. No, perché il film è un film di deduzione, è un giallo, è un thriller. Le scene, lo stesso assassino, non strizzano l'occhio ai film per ragazzi. I momenti di suspense, di paura, di terrore, sono ben fatti, cosa che ora, nei film di oggi, non ci sono questi veri e propri momenti di suspense, di terrore nei film per famiglie. Invece ci sono elementi e scene nel film La piramide della paura che a me sinceramente mi hanno sempre terrorizzato, ma nello stesso tempo ho sempre voluto guardare molto volentieri. Ora, tra questi sono quando Watson viene aggredito da dei pasticcini, quei pupazzetti, quei pasticcini, quei dolcini sono stati realizzati in stop motion, quindi altra tecnica di effetti speciali come avevo detto prima. Quindi è un film che consiglio, comunque è sempre un film da vedere la domenica pomeriggio, non è che questo capolavoro, non è che lo possiamo paragonare agli altri film o a dei classici del cinema hollywoodiano, però è un piccolo gioiello che secondo me i bambini o gli adolescenti della nuova generazione dovrebbero conoscere. Spero che vi sia piaciuto, io vi consiglio sempre di mettere un mi piace, di condividere il video e di iscrivervi al canale.